Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Le due fazioni in lotta al concilio, secondo il cardinal Walter Kasper. Nella lettera del 12 aprile 2013 all'Osservatore Romano, interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino. Ora indaghiamo la sua descrizione dell'altra parte. Una minoranza influente oppose resistenza pervicace, ossia ostinata, cattiva, a questo tentativo della maggioranza. Il successore di Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, era fondamentalmente dalla parte della maggioranza. Ed è vero. Ma cercò di coinvolgere la minoranza, in linea con l'antica tradizione conciliare di raggiungere un'approvazione, per quanto possibile, all'unanimità dei documenti conciliari, che in totale furono 16. Ci riuscì, ma si pagò un prezzo. In molti punti si dovettero trovare formule di compromesso, in cui, spesso, le posizioni della maggioranza si trovano immediatamente accanto a quelle della minoranza, pensate per delimitarle. Così, i testi conciliari hanno in sé un enorme potenziale conflittuale, aprono la porta ad una ricezione selettiva, nell'una o nell'altra direzione. Dunque, secondo Kasper, poiché la minoranza influente e pervicace avrebbe agito per delimitare le posizioni modernizzatrici della larga maggioranza, se ne ricava che questa minoranza sarebbe stata tradizionalista o antimodernizzatrice. Domanda: ci si può fidare del super progressista Walter Kasper? Perché a leggere lui, sia Giovanni XXIII, sia Paolo VI, sia la larga maggioranza dei vescovi del concilio, erano tutti d'accordo. Tutti modernizzatori come lui. Ma poi il concilio durò ben 3 anni e poi, 50 anni dopo la fine, Walter Kasper era ancora lì a provocare. Quale direzione indica la bussola del concilio e dove conduce il cammino della Chiesa Cattolica nell'ancor giovane XXI secolo? Resta nella fiducia credente di Giovanni XXIII o fa il cammino a ritroso verso sterili atteggiamenti di difesa? Che è un risultato assurdo per un concilio dove tutti erano nella larghissima maggioranza d'accordo e concordi e in armonia. Se dopo 50 anni c'è ancora questo dubbio o questa provocazione, significa che non solo i testi conciliari hanno in sé un enorme potenziale conflittuale, ma che pure tutto il periodo dopo il concilio indica una crisi del concilio stesso. Ossia, 50 anni dopo il concilio, sono presenti delle spinte che porterebbero al ritroso,
prima del concilio, a togliere qualcosa del concilio, quando invece questa provocazione dovrebbe essere già stata superata almeno da 30 anni. È logico che 20 anni dopo il concilio ci possa essere qualche dissidio nell'applicazione, ma 50 anni dopo, nel 2013, doveva essere già ampiamente superato. Erano tutti concordi. Lo sanno tutti che la minoranza era minoranza, che Paolo VI li ha semplicemente fatti contenti. 50 anni dopo le posizioni della minoranza sarebbero dovute essere ampiamente messe da parte. Per comprendere le idee dei vari gruppi di vescovi e le loro dinamiche all'interno del concilio, non resta che indagare come si svolsero i lavori conciliari con una fonte più specifica. Tuttavia, il soggetto più importante è l'uomo comune di oggi e di domani. Perciò l'indagine sulle idee dei vescovi e dei papi del concilio, quasi tutti defunti, serve solo per ricavare se l'uomo comune ci abbia guadagnato qualcosa, oppure se ci abbia perso qualcosa di importante dal Concilio Vaticano II, come l'intervento di Dio a favore dei poveri, come l'importanza dell'individualità per Dio, come la parità di valore tra un uomo comune e un uomo dell'autorità, come la maggior severità del giudizio di Dio verso gli uomini delle autorità. Vero che è più interessante? Il diario dei lavori del Concilio Vaticano II. Dal sito www.unavox.it si hanno alcune annotazioni sullo svolgimento dei lavori conciliari, pubblicati dal settimanale cattolico francese DECI, il quale li aveva ripresi da un'altra pubblicazione francese nel settembre del 2002. Prima sessione, che nelle intenzioni di Giovanni XXIII sarebbe dovuto essere l'unica. 11 ottobre, 8 dicembre 1962. I famosi 2 mesi di Giovanni XXIII. 11 ottobre 1962, apertura del Concilio Vaticano II. 2.400 padri conciliari in piviale e mitra bianche si recano in processione nella Basilica di San Pietro. Vi sono rappresentati tutti i continenti. Europa 39%, America del Nord 14%, America del Sud 18%, America Centrale 3%, Africa e Asia 12% ciascuno, Oceania 2%. Allora, osservazione su 2.400 padri conciliari. Alla fine, nel 1965, la maggior parte dei voti dei documenti si aggirerà tra 2100 e 2200. Chiusa parentesi. Iniziamo con l'evento chiave di tutto il concilio. Il concilio sarebbe dovuto essere di tipo pastorale, cioè incentrato sulla migliore comunicazione o esposizione della religione, secondo le intenzioni e i lavori preparatori effettuati da Giovanni XXIII. Invece, un gruppo di vescovi europei ben organizzato riuscì sin da subito a trasformare la tipologia del concilio in riformista o modernizzatrice, come ha scritto Walter Kasper.
Questo gruppo non era la maggioranza dei vescovi, però è riuscito da subito a conquistare i centri del controllo dello svolgimento dei lavori, ossia le commissioni conciliari. E da qui hanno potuto esercitare la massima influenza possibile su tutti i vescovi del concilio. Infatti, come avvenivano i lavori? I 2400-2200 vescovi esponevano suggerimenti e poi votavano le modifiche ai testi fino a quando questi non erano approvati con la maggioranza più ampia possibile, per evitare pretesti per scismi futuri. Ma il lavoro di raccolta dei suggerimenti e di rielaborazione dei testi era affidato proprio a 10 commissioni conciliari, ognuna secondo i suoi argomenti. Insomma, erano le commissioni a gestire effettivamente le discussioni e i testi del concilio fino a quelli finali. Vediamo allora cosa è accaduto nella costituzione delle commissioni. 13 ottobre 1962. Cominciano i lavori. È sabato e si apre la prima congregazione generale. I padri conciliari ricevono 3 libretti, preparati dal segretariato generale, che servono per la designazione dei 24 membri che devono comporre ognuna delle 10 commissioni. Colpo di scena. Spinto da Monsignor Garrone di Tolosa, il cardinale Lienard di Lilla, uno dei 10 presidenti del concilio, interrompe Monsignor Felici, Pericle Felici, il segretario generale del concilio, che spiegava la procedura per la designazione. L'arcivescovo di Lilla chiede che gli scrutini vengano differiti, rimandati, di molti giorni. È applaudito. Il cardinal Frings lo appoggia. Monsignor Felici cede e annuncia che la riunione è aggiornata a martedì 16 ottobre. Secondo un vescovo olandese, si tratta della prima vittoria del cambiamento. Il giornale marxista Il Paese commenta: il diavolo è entrato in concilio. Vabbè, fanno le loro sparate. Henri Fesquet, con maggior calma, annota su Le Monde: non si deve sopravvalutare l'importanza dell'iniziativa del cardinal Lienard, che è stata accolta assai freddamente dagli ambienti romani. Perché assai freddamente? Perché questa richiesta poteva essere concordata già prima dell'inizio dei lavori. Evidentemente non l'hanno fatto perché erano certi che non sarebbe stata accolta. Pertanto hanno giocato la carta dell'applauso in aula. È applaudito, chiaramente, da una parte dei vescovi. Un applauso molto probabilmente concordato precedentemente, in modo che su un'aula di 2400 persone, tra cui alcune molto anziane, è estremamente difficile capire se ad applaudire sono il 10% oppure il 30% dei presenti. Quale fu il risultato? E indagatore, qua c'è il prossimo video.